Gentile collega, il caso che porta alla tua osservazione ci farà fare tante considerazioni. Ti dico già subito che l'anatomia è perfetta, cardiaca, l'anatomia cerebrale è perfetta, l'anatomia della colonna vertebrale è perfetta, gli arti sono regolari, lo stomaco è ben visibile. Perché? Perché c'è un'arteria ombelicale singola e quindi tu devi andare ad eseguire lo screening cardiaco, vedere che c'è lo stomaco, vedere che ci sta una regolare colonna, vedere che ci stanno tutti e due gli avambracci, vedere che non ci stanno alterazioni a carico delle ossa lunghe, soprattutto del tratto mesomelico ed acromelico, lì dove è possibile. Devi eseguire uno studio accurato del cuore, ma il motivo per cui ti faccio vedere questo caso è la presenza di una banalità, ci sta un'ansia intestinale più lucente, che però priva di significato a nostro parere, come poi è risultato, perché la paziente aveva eseguito screening della fibrosi cistica ed era risultato normale. C'è un profilo normale, però lo stesso è indicato lo studio del cariotipo, perché c'è stato un fattore di rischio elevatissimo, che è rappresentato dall'atresia duodenale, che tu vedi qua. In questa epoca è un colpo di fortuna vedere un'atresia duodenale. Perché? Perché tu la immagine classica della doppia bolla non la vedi, vedi quella piccola bolla e devi vedere che comunichi, che non sia una cisti addominale, che non sia una cisti del coledoco, che non sia un linfangioma. E qua tu vedi lo stomaco, la comunicazione e quella che viene chiamata doppia bolla, una bolla è lo stomaco, l'altra bolla, ovviamente piccolina, è il duodeno. E qua vedi la comunicazione attraverso il piloro. È facile questa diagnosi in quest'epoca? No, è difficilissimo. Una diagnosi del terzo trimestre o degli ultimi giorni del secondo trimestre. Ciò non toglie quando viene eseguita, anche sia vagamente per sospetto, deve essere applicato tutto un protocollo che prevede lo studio del cariotipo, in primo luogo l'ecocardiografia e tante altre cose. Dobbiamo andare a vedere l'anatomia. Vedrai qui una regolare colecisti, vedrai sempre la doppia bolla, lo stomaco e il duodeno, e prima ti ho fatto vedere la comunicazione. Poi vedi un regolare intestino, ma adesso guarda nella parte alta, vedi un'ansia intestinale un poco più lucente. Io te la farò paragonare con l'ileo, perché tu così devi fare, devi paragonarla con l'ileo, è chiaro? Che in questa paziente che dovrà eseguire lo studio del cariotipo si chiederà anche di eseguire lo screening per quelle patologie, per quelle alterazioni, quei locus che sono coinvolti nella fibrosi cistica presenti più nella nostra popolazione europea. Qui vedi i due reni che sono perfettamente regolari e questa è importante, presenza di un'arteria ombelicale singola. Qui vedi sempre quello che è la cosa principale, che è difficilissima da vedere, l'atresia duodenale, ma ritornerai di nuovo per qualche secondo a vedere di nuovo l'ansia intestinale che è un poco più lucente e ti farò vedere che la devi paragonare all'osso iliaco, ma non devi drammatizzare più di tanto, perché questo rappresenta un segno invero poco forte, mentre quello che rappresenta il segno forte è rappresentato dall'atresia duodenale. Qui vedi l'osso e non possiamo dire che sia più lucente dell'osso. Ecco di nuovo qui vedi l'inserzione del cordone, tra pochi secondi vedrai l'arteria ombelicale singola, con la presenza dell'arteria ombelicale di sinistra e l'assenza di quella di destra. Questa è la vescica. Questi sono gli arti che ti ho detto devi studiare con la massima attenzione in caso di arteria ombelicale singola, e qui tu vedi l'arteria ombelicale singola, c'è la sinistra, manca la destra. Ok? Scorrono le ultime immagini, andremo a vedere tutti gli arti e ricordati che in questo caso il punto fondamentale è rappresentato dal sospetto di atresia duodenale e dalla necessità di eseguire il cariotipo. Grazie, grazie dell'attenzione.